botta e risposta per ben due volte tra Ovidiano, Sulmone e San Buceto, che si dividono la posta in palio. Al gol del vantaggio degli ospiti rispondono subito i locali e poi viceversa con la squadra di Donci che guadagna il pari con un rigore fortemente contestato dei biancorossi. Basta questo per capire che è stata una partita degna del suo nome. Dopo un timido tentativo del San Buceto sugli sviluppi di una punizione con Ranieri che non trova la porta, il Sulmona risponde con Facundo Blanco, ma la sua conclusione è troppo debole e non impensierisce Di Donato. Il punteggio cambia al 34esimo con la rete del San Buceto di Rodia che con un preciso diagonale trafigge Fanti. Si riparte dopo il gol ed è immediata la reazione dei locali che pareggiano subito grazie al gol di Facundo Blanco che da ottima posizione non lascia scampo a Di Donato e sigla la rete dell'1-1 che chiude il primo tempo. Al primo squillo della ripresa, ghiotta occasione per l'Ovidiana, ripartenza di biancorossi targata Martin Blanco e Lombardo, con quest'ultimo che serve il centravanti argentino in area di rigore dove Di Donato buca l'intervento, ma il pallone rotola verso il fondo con Blanco che non riesce a trovare la conclusione vincente. Al 19esimo, l'Ovidiana ribalta il punteggio con Del Gizzi. Corner di Lombardo respinto dalla retroguardia del San Buceto con il pallone che torna però tra i piedi di Lombardo il quale fa partire un altro cross che Di Donato si lascia scappare dalle mani e Del Gizzi ne approfitta per spingere in rete. Come prima, dopo il gol il risultato cambia immediatamente. Pellegrino di Teramo assegna un controverso calcio di rigore in favore del San Buceto, ma nessuno se ne fa una ragione e in caso Ovidiana si cerca di capire cosa abbia fischiato l'arbitro. Il San Buceto ne approfitta per trovare il gol del 2-2. Ranieri è glaciale dal dischetto, ritrova il gol dopo oltre un mese e mezzo. I padroni di casa tornano a caricare a testa bassa, proponendosi in alcune circostanze, ma l'estremo difensore Di Donato questa volta non si fa sorprendere. Finisce 2-2 con il punto che soddisfa il San Buceto, mentre per l'Ovidiana Sulmona l'ambizione playoff resta ancora viva.